Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui su Minecraft e non mi sono mica messo avanti con la fortezza e la piramide. Però adesso vi faccio vedere una cosa, cioè questa. L'ho quasi completamente coperta con il vetro. Ho modificato un po' di cose con l'Optifine, tipo ora c'è la nebbia ed è più realistico il gioco. E poi ci sono anche le particelle. Ora vado a prendere il vetro che ho lasciato proprio nella fornace e continuo questo. Sì, io vi voglio fare, cioè vi voglio far vedere cosa faccio mentre non registro. Ecco, io quando non registro faccio sta cosa. E sì, è abbastanza impegnativo perché sono morto già parecchie volte, quindi so già che tutti questi blocchi non basteranno. Non so quanti stacchi di preciso ho consumato di vetro, ma so già che sono veramente tanti. Il fastidio è che alcune volte i mob ti buttano giù e perdi tutto. Ci vediamo quando ho finito qua. Finalmente, dopo giorni e notte, ho finito, ovviamente intendo il gioco, ho finito questo acquario di mostri che cadono. Finalmente l'ho finito. Ora manca da mettere i data sensor qui. Che ce l'ho, il vetro ce l'ho, il quarzo ce l'ho, il legno ce l'ho. A posto. Faccio subito. Prendo questo. No, non questo, questo. Dove che ce n'è? Ok, allora. Quarzo, me ne servono 4, 2, 3, 4, vetro e legno, perfetto. Mi servono 16 botole, quindi mi serve il legno che ho, sì. Ok, intanto metto i daylight sensor. Ok, poi metto le botole. Comunque Minecraft con la Optifine è molto meglio, cioè sembra più realistico, è più apprezzabile, ecco. Ah, una cosa che non vi ho fatto vedere è questa. Oltre alle particelle così, se noi andiamo sott'acqua ci sono anche le particelle, vediamo anche sott'acqua. E un'altra cosa bella è che se noi saliamo ci sono anche le bollicine. Ok, finisco di mettere le botole e poi possiamo iniziare una cosa che ho in mente riguardante al volto. Perfetto. Ok, ci troviamo qui davanti al volto. Entriamo. Meno male che non è spawnato nessun mob. Ok, la cosa che voglio fare è tipo una hall. Solo che qua c'è un circuito qui sotto i nostri piedi. Quindi magari ci spostiamo due blocchi più, anzi, uno. Qui magari inizia e poi qua iniziamo a scavare. Ok. Ok, qua vorrei fare tipo una hall circolare. Cioè un cerchio tipo. Solo che non so di quanto farlo grande. Quindi così va bene. Poi magari vado di qua. Ok, ho scavato tutto qui. E quindi vorrei farci tipo una scalinata qua. E non so che legno prendere. Un bel problema questo. Avevo visto qua una foresta di Dark Oak. Quindi vorrei provare a vedere se con gli scalini di Dark Oak stanno meglio rispetto a quelli dei quercia. Poi ci vorrei mettere anche tipo delle torce, delle luci LED, cioè che sembrano delle luci LED perché il LED su Minecraft non esiste ancora, quindi ci dovremmo arrangiare. Vorrei tipo che sia, sì, cioè è un volto, sotterraneo no, però che abbia quell'aria di moderno tipo, e penso che diventerà una bella cosa se lo curiamo bene. E poi vorrei anche tipo che ci fosse tipo un bancone
tipo come negli hotel che c'è sempre la reception, quelle cose lì, tipo che appena entriamo ci offrono qualcosa. Questo qua è Dark Oak, giusto? Sì. Non ho una crafting table. No, ci sono i lupi? Potevo prendermi le ossa allora. Lo mangi questo? No, tu mangi. Questo qua è mio? Questo qua è mio? Ma veramente? Se io li prendo con... Quindi loro sono tutti miei? No, aspetta, perché fanno i cuori tutti quanti? Non ho capito sta cosa. Ah, ditemi poi se preferite Minecraft così, con l'Optifine o senza. Perché sinceramente io lo preferisco così perché sembra tutto molto più realistico. Poi è bello. Anche da vedere, quindi mi prendo una crafting table intanto che parliamo a caso. E beh, va bene. Continuo. Io faccio anche una vetrata verso l'esterno. Non una cosa enorme, chissà che, però. Tipo qui. Quindi mettiamo giù la crafting table. Qui. Belli. Mi piace. Allora, diciamo che così non è niente male. E mi piace. E se io qui lo mettessi bianco, magari uno più in basso. Sta cominciando a piacere molto, sapete? Finiamo qui. Poi tipo qui farci un tavolino con del quarzo. Ce l'ho. Penso di averci, di avere qualche scala rimanente. Vediamo, qui non c'è niente. Già una buona cosa, qui non c'è niente. Oh, grazie a Dio, qua c'è qualcosa. Osserviamo tutti quelli che sono morti. Ok, bene. Ok, un tavolino, quindi da... Cioè, qui lo voglio, quindi lo voglio che guardi questa parte, no, guardi di qua, quindi così, o uno più indietro, facciamo uno più indietro, questo qua lo tolgo, poi così, ok, ci sta, mi piace, questo qua è la hall, diciamo, tipo, sì, dai. Dopo vorrei metterci un vasetto qui. Com'è che facevano i computer nelle mappe? C'era tipo un bug del gioco. Vorrei fare tipo un computer, però non mi ricordo come lo facevano. Vabbè, cercherò qualche tutorial. Poi, qui la vetrata. Vediamo com'è venuta. Sì, dai, mi piace. Bello da dentro, da fuori fa un po' schifo, però dai, da dentro mi piace. Poi qui ne vorrei ricoprire con del vetro colorato azzurro. E qua adesso vorrei togliere, così ci metto magari cambiando legno, magari legno di quercia. Proprio come se fosse una wall ci vorrei fare altre porte, proprio come... Se fosse la hall di un hotel. Qua c'è un altro corridoio. Là c'è un altro corridoio. Qua c'è l'ingresso. E qua c'è la vetrata. Vado a prendere il legno di quercia. Non ci credo. Non ho il legno di quercia. Va bene. Cioè, è l'unico albero che ho qua vicino. Non ce l'ho. Va bene. Ok, ho il legno di quercia. Mi faccio gli slab. Perché non vorrei mai sprecarli. Ok, pavimento abbiamo fatto. Ora ci mancano le mura, che penso che lo farò sempre con il legno di Dark Oak, da quell'aspetto un pochino più elegante. Qua ci faccio altre. Qua non ci faccio niente perché ci vorrei fare delle porte. Ok, mi piace molto. Quindi per questo video è tutto, per questa hall
È tutto. La finiremo o ve la farò già vedere finita, non lo so, nel prossimo episodio. Quindi per questo video è tutto e bella.